Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come si possono realizzare dei cannoli in pasta vignè farciti con crema chantilly direttamente a casa. Sono un prodotto di pasticceria e andandoli a realizzare anche a casa vengono davvero ottimi. Adesso vi elenco di seguito tutti gli ingredienti e poi tutti gli step per andarli a realizzare. Preparo la pasta choux. Vado a mettere in un pentolino sul fuoco dell'acqua, vado ad aggiungere il burro, un cucchiaino di zucchero, un pizzico di sale e faccio sciogliere il tutto. Non appena il burro si sarà sciolto completamente, vado a mettere la farina tutta in un'unica soluzione e vado a girare velocemente fin quando l'acqua non avrà assorbito tutta la farina. E quando si sarà formata una patina biancastra sul fondo della pentola, significa che il composto è pronto, quindi posso anche spegnere. Adesso lo lascio freddare. Posso lasciarlo freddare anche direttamente nel contenitore dell'impastatrice. Non appena il composto si sarà freddato, aggiungo le uova, uno alla volta. Aziono l'impastatrice e aspetto che l'uovo si sia completamente assorbito. Appena si sarà assorbito, aggiungo il secondo e così via fino ad integrarli tutti. Le uova si sono completamente assorbite, adesso vado ad inserire il composto in una sac à poche. Ho inserito nella sac à poche il composto, ho messo un beccuccio tondo e liscio, vado a realizzare delle strisce di impasto, dei cordoncini di impasto, in questo modo. Li metto abbastanza distanziati tra di loro perché durante la cottura andranno a gonfiare. Proseguo fino a esaurire tutto l'impasto. Adesso vado a distribuire su tutte le strisce di pasta vignè della granella di zucchero. Adesso vado a mettere in forno già caldo a 200 gradi per 20 minuti. Li lascio freddare nel forno spento, magari andandolo a socchiudere un po', perché il contrasto tra caldo e freddo potrebbe farli sgonfiare. Quindi li lascio freddare nel forno spento dopo 20 minuti di cottura. Preparo la crema pasticcera, metto all'interno di un contenitore i tuorli con lo zucchero e li vado a spumare. Spumati i tuorli con lo zucchero, aggiungo o la farina o l'amido di mais. Vado ad aggiungere qualche cucchiaio di latte dei totali e continuo a mescolare. Adesso vado a mettere il latte sul fuoco e gli faccio sfiorare l'ebollizione. Metto il latte sul fuoco, aggiungo una bustina di vanillina oppure, se preferite, della scorza grattugiata di limone e gli faccio sfiorare l'ebollizione. Ecco che il latte ha sfiorato l'ebollizione, vado a versare il composto, uova, farina e zucchero, tutto in un'unica soluzione. Vado a mescolare velocemente e in un attimo la crema si andrà subito ad addensare. Vado a spegnere e la faccio freddare. Ecco i miei cannoli appena usciti dal forno, li ho lasciati freddare
direttamente nel forno. Adesso vado a preparare la crema chantilly all'italiana e poi li vado a farcire. Adesso vado a montare la panna per la crema chantilly. Metto la panna già zuccherata, nel caso non fosse zuccherata andate ad aggiungere 20 g di zucchero a velo. La vado a montare. La panna è ben montata, vado ad aggiungere la crema che nel frattempo si è freddata. E vado a mescolare il tutto. Prendo i cannoli, li vado a tagliare per sbieco. Potete andarli a fare della lunghezza che preferite, io li vado a fare solitamente di circa 7-8 cm. E adesso li vado a farcire con la crema chantilly che ho inserito in una sac à poche. Vado a prendere il cannolo e vado ad inserirci la crema all'interno. Dopodiché vado semplicemente a pareggiare in questo modo. Procedo andandoli a riempire tutti. Ed ecco i cannoli in pasta bignè farciti con crema chantilly in tutto il loro splendore. Volendo si possono spolverizzare anche con un po' di zucchero a velo. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, vi sia stata utile magari per poterla riprodurre. Un bacione a tutti e alla prossima ricetta. Ciao!